Buongiorno a tutti e benvenuti alla Milano Digital Week a nome dello studio Binunziante. Come sapete, quest'anno la Milano Digital Week è in versione full digital e questa cosa è la conferma delle straordinarie risorse ed energie che si sono liberate in questa città che è Milano, per cui oggi attraversando la città in bicicletta era praticamente deserta, piena di cartelli della Milano Digital Week, ma allo stesso tempo molto viva. Ecco, oggi ci occuperemo di tecnologie digitali e di beni culturali. La particolare situazione che stiamo vivendo in realtà presenta dei vantaggi, come sappiamo. Tutti noi ci siamo in qualche modo stupiti dei vantaggi. Tra questi, senz'altro, la possibilità di organizzare un evento come questo in poco tempo, coinvolgendo delle persone eccellenti e sono molto grata, ecco, di poter avere questi speakers oggi con noi. Per quanto riguarda il tema della digitalizzazione, l'opera d'arte è sempre stata riprodotta e riproducibile. Ecco, l'unica novità che ci regala la tecnologia digitale consiste nel fatto che oggi sono possibili copie ad altissima risoluzione che evidentemente consentono di svolgere delle attività di fruire di benefici che fino ad oggi non erano possibili. In particolare è possibile cogliere dei dettagli di un'opera che soltanto la tecnologia ad alta risoluzione consente di vedere ed è possibile fruire di un'opera in luoghi e in situazioni in cui l'originale non sarebbe mai stato disponibile. Con questo evidentemente non si vuole dire che la tecnologia digitale possa sostituire l'originale, e sono certa che il professor Pepporn saprà dire questo con migliori parole, ma semplicemente è immaginabile un contributo e un'integrazione che la tecnologia può dare, un supporto per quanto riguarda la promozione dei luoghi, delle opere, in qualche modo per coinvolgere un pubblico nuovo e sensibile ad altri linguaggi oggi. E quindi è di questo che ci occuperemo oggi. Io sono un avvocato, mi occupo di proprietà intellettuale e information technology, e quindi il pubblico potrebbe pensare che oggi si parlerà di diritto, ma non è così, nel senso che la ragione per cui uno studio legale si interessa di questa materia è che i risvolti legali sono importanti. Come è noto, la riproduzione di un bene culturale può essere associata alla necessità di remunerare il titolare di quest'opera dal punto di vista della normativa sui beni culturali, e questo si somma all'eventuale tutela autorale che sussiste sulle opere, per cui su un'opera è possibile che coesistano diritti d'autore e diritti proprietari. E ogni qualvolta si autorizza la riproduzione di un bene culturale, se non si tratta di una mera riproduzione tecnica, ma viene creato un nuovo contenuto, nella sostanza si crea una nuova opera. Allora, vedete quanti aspetti, della gestione di un museo, di un sito culturale, hanno poi un risvolto legale. E questo a tacere del fatto che ogni qualvolta si organizza una mostra virtuale, ad esempio, è possibile divulgare, fare conoscere un'opera senza trasportarla fisicamente, con grande beneficio dal punto di vista dei costi e dei rischi che si associano a questa operazione. Quindi, la tecnologia offre nuove frontiere, nuove opportunità, i cui limiti e i cui benefici verranno illustrati dagli ospiti che sono stati oggi qui raggruppati. Non ci occuperemo di diritto, ma ci occuperemo delle soluzioni tecniche, le quali tutte poi hanno evidentemente un risvolto giuridico. Ed è per questo che abbiamo chiamato a partecipare a questo live talk il professor James Pregburn, che è direttore della Pinacoteca di Brera, e Marco Cappellini, che è CEO e co-founder di Centrica, e Filippo Vergani, che è project manager di ETT, Jelena Jovanovic, che è Senior Advisor for Content and Editorial Strategy di Magister Art,
Fabio Viola, che è un esperto di gamification, e a questo punto io darei la parola al primo degli speakers, che è il professore, con una premessa. Non sarà un webinar, ma questa sessione è organizzata in forma di live talk. Ci sono tre domande, e sono tre domande uguali per tutti gli speakers. Ma in realtà ognuno di loro avrà da presentare una prospettiva e delle soluzioni diverse, ed è per questo che li abbiamo invitati oggi. Allora, il professor Bradburn, che non richiede effettivamente nessun tipo di presentazione, è un architetto e museologo canadese, naturalizzato britannico. Dal 2015 è direttore della Pinacoteca di Brera e della Biblioteca Braidense. È stato a capo di importanti istituzioni museali italiane, tra cui la Fondazione Palazzo Strozzi a Firenze e altre istituzioni internazionali come la New Metropolis Science and Technology Center di Amsterdam e la Next Generation Foundation del Regno Unito. E posso assicurarvi che è molto più esperto di tecnologia della maggior parte dei partecipanti di questa a questa sessione, e ha un suo punto di vista assai originale che ci esporrà. Ok, io grazie per l'invito innanzitutto, e io mi sento qui con anche amici con cui ho lavorato per decenni, come Marco Capellini, Filippo Vergani, ovvio ITT, quindi io mi sento fra amici. E io vorrei soltanto cominciare con un piccolo pezzo autobiografico, perché c'è un paradosso nella mia posizione adesso, perché è una posizione molto convinta, che io ho cominciato il mio fascino con la tecnologia digitale negli anni 90, inizio degli anni 90. Io ho dato un discorso all'ICOM, alla triennale dell'ICOM nel 92, sulle problematiche di come un museo potrebbe non soltanto utilizzare la tecnologia digitale, però anche conservarlo e renderlo un oggetto del museo. Io ho fatto il mio dottorato con alcuni dei migliori esperti di cibernetica, come Von Neumann, come Stafford Beer, come Gerard Diseo, Gordon Pask, le grandi pioniere di parallel computing. Quindi è un mestiere che io conosco abbastanza bene. Quando io sono arrivato a Francoforte come direttore del Museo dell'Arte Applicata, abbiamo lanciato due cose. La prima collezione digitale con la curatela dei online games, websites e materiale di lata applicata digitale che si chiamava Digital Craft, e abbiamo anche trasformato il museo in un campo di gioco per una, in questo parliamo del 2000-2001. Abbiamo fatto molto games interne, abbiamo utilizzato le strategie di game theory che ho studiato. E quindi abbiamo fatto la prima mostra sulle virus, il computer virus, in 2001, come un oggetto di letteratura quasi, perché le hacker, le persone che scrivono in code, leggono anche in code e hanno sviluppato una vera letteratura, scrivono l'uno all'altro con le loro hacks. Parliamo ovviamente delle white hats, non delle black hats. Quindi io ho una fascina e anche una lunga storia con digitale. All'altro lato, adesso, anche crescendo negli ultimi 10 anni, io vivo soprattutto nel mondo dell'arte. E questo dice che io sono responsabile per la valorizzazione degli oggetti che sono unici, che sono straordinari e che rappresentano le singole tracce del lavoro creativo di alcuni dei più grandi artisti del nostro tempo. Parliamo di Mantegna, Bellini, Caravaggio, parliamo di Raffaello, Piero della Francesca. Quindi io dovevo un po' disciplinare la relazione fra cosa è fattibile su digitale e quale ruolo potrebbe giocare le strategie digitali, dall'uno lato della digitalizzazione stessa fino alla valorizzazione tramite le modi tecnologici, e il valore dell'opera stessa.
In questa la mia posizione è divenuta abbastanza rigida, che io non credo che è giusto per un museo che conserva un Caravaggio di lasciare interporre nella visita uno schermo. Perché questo ha un effetto ontologico, deontologico e epistemologico. Perché al momento che interpongo l'oggetto, che sia una serie di occhiali, che sia un telefonino, che sia una tablet, al momento che io interpongo l'opera e utilizzo le sue camere, infatti la mia esperienza è dello schermo e non è più l'oggetto. E infatti io sono in un senso molto profondo delocalizzato. Io potrebbe essere anche a casa. Io posso guardare tutto che stiamo facendo adesso. Siamo delocalizzati in una maniera che è diversa che la presenza di noi fisicamente nella stessa stanza. Quindi, parlando dei musei che ospitano e conservano le opere d'arte della qualità della nostra collezione, io non ammetto l'utilizzo dello schermo di interporre fra me o fra un visitatore e l'oggetto stesso. Questo argomento è molto limitato e soltanto al museo che hanno le Caravaggio. Il museo della scienza possiamo interporre quanto vogliamo, possiamo infatti interporre con molto effetto, per esempio il Museo dell'Istoria Naturale, possiamo mettere l'uccello sopra le sue scheletre, possiamo fare tante cose che sono molto valide, validissime, perché danno una dimensione inaccessibile. Però, allo stesso tempo, un'opera d'arte è un'opera d'arte. Caravaggio rimane Caravaggio e è talmente raro che abbiamo la possibilità di interfacciarsi fisicamente con il nostro essere e la traccia lasciata da un Caravaggio, che questo io preferisco lasciare non contaminato. Però, come Marco Capellini sa bene, io sono molto felice con la possibilità di utilizzare il digitale, di dare un'esperienza diversa. Per esempio, in una mostra che abbiamo fatto insieme nel 2008 sull'impressionismo, abbiamo messo un Van Gogh, un vero quadro di Van Gogh, in tutto il suo splendore, e abbiamo messo a fianco un schermo della stessa opera, fatto in alta risoluzione, fatto uno a uno, però il visitatore poteva utilizzare la sua mano di rimuovere il surfaccio e rivelare l'infrarosso, l'ultraviola, X-ray, tutta l'informazione che soltanto i privilegiati conservatori potrebbero altrimenti accedere. A questo punto il visitatore aveva accesso a segreti, informazioni che non erano disponibili e avevano con il vero oggetto lì. Per esempio, in questo quadro preciso, era un underdrawing, era un disegno sotto, però perché il Van Gogh è fatto molto veloce, era appena visibile, però nessuno avrebbe notato senza la possibilità di rimuovere il surfaccio e dire «Ah, guarda, c'è questa traccia, che non è una traccia di pennello, è una traccia di matita». Quindi l'utilizzo del digitale è potentissimo, adeguato, idoneo, però sotto la sola condizione, quando parliamo di opere d'arte di un certo livello, che non mi trasporta fuori dal mio tempo e spazio insieme con l'oggetto, che aumenta la mia esperienza, ma l'esperienza con l'oggetto reale. Abbiamo fatto lo stesso con libri in una mostra dei libri, perché abbiamo le libri rarissime che non possiamo più toccare con le mani, la carta è troppo fragile. Però possiamo a fianco mettere un schermo, possiamo sfogliare il libro, mettere due pagine esposte, sfogliare il libro e anche aggiungere traduzione, informazione, esplorazione, però l'oggetto è lì. Io vivo il mio tempo e spazio con l'oggetto stesso, che è la traccia fisica del passaggio del tempo, però io ho tutte le possibilità di utilizzare digitale per approfondire le mie esperienze e aumentare l'esperienza senza sovrapporre un oggetto che divenga l'oggetto stesso.
Finisco con una singola osservazione sul nostro tempo post-Covid. No, forse tempo Covid. Però è che questa era e è un'opportunità fantastica, perché finalmente siamo in grado di declinare bene cosa funziona online e cosa funziona, a cosa serve l'oggetto, e possiamo resistere le mescolanze, di mettere tutto in una singola pentola, mettere virtual reality, occhiali e tutto nel museo. Perché? Diciamo no, ragazzi, lo schermo ha la sua vita, la sua autenticità, e l'esperienza museale su schermo è un'esperienza museale, però su schermo. Io faccio a casa, come con voi, io discuto adesso in un incontro molto autentico, non è lo stesso che abbracciarsi in persona, però è valida. E questa crisi ha dato una validità, non un aspetto secondario all'aspetto digitale online, ha dato una presenza, una realtà e un conferma profonda delle possibilità di sviluppare un museo online che non è soltanto mostrare un quadro, non soltanto di questo non è il museo, è un'altra cosa. Dobbiamo, anzi, io credo adesso, andare avanti e sviluppare un'esperienza museale trasformativa, approfondita, radicale, online, che vive soltanto online. Non deve andare al museo, va online. Quando venga al museo, però, vede Caravaggio, vede il maestro, uno degli artisti contemporanei più grandi della storia. Finisco. Grazie, professore. Allora, la domanda alla quale, diciamo, tutti gli speakers stanno rispondendo attiene a che cosa possa fare la tecnologia per l'arte, i musei e la cultura nelle città. Evidentemente il punto di vista del professor Bradburn è molto chiaro, e forse la risposta che si può dare è anche quella per cui dipende dal luogo. Vedremo che ognuno di voi avrà probabilmente qualcosa da dire su come impiegare la tecnologia, e questo dipende dalla situazione specifica. Un museo come la Pinacoteca di Brera, che è un tempio, evidentemente come dire, va accompagnato a un utilizzo molto discreto, ecco, della tecnologia. Scusa, la Pinacoteca non è un tempio, è la nostra casa grande, e dove mettiamo tutti gli oggetti che non possiamo avere a casa nostra. Abbiamo ciascuno di noi gli oggetti dati a casa, le piccole cose. Pinacoteca è soltanto una grande casa per noi tutti, e non è un tempio, è troppo sacralizzata. È vero. E Marco Cappellini, che è il CEO di Centrica, è stato segnalato a me, oltre che dal professor Bradburn, anche da un'amica che è presente nel pubblico, che è Francesca Boldri, che è la curatrice di Villa La Pietra, per le straordinarie creazioni che, diciamo, grazie alla tecnologia ad alta definizione, sono state fatte a beneficio di tanti musei in Italia. Marco è un ingegnere elettronico con la passione per l'arte, cofondatore e CEO di Centrica e di Virtu Italy, con oltre 20 anni di esperienza nell'innovazione delle tecnologie digitali per la valorizzazione dell'arte e della cultura. A te la parola. Grazie Daniela dell'invito e, diciamo, complimenti per l'organizzazione. Io ho preparato un po' di slide che però, diciamo, vedo che c'hai, ecco, adesso ci sono, perfetto. Non so se vedete le slide. Allora, parlerò di alcuni temi, e uno sicuramente è quello della digitalizzazione altissima definizione, come dicevi. Dal nostro punto di vista parte tutto da quell'attività che realizziamo a partire dal 1999, siamo stati probabilmente fra i primi, se non i primi, in Italia e anche a livello internazionale, e il tema della digitalizzazione è sostanziale per poter creare delle immagini digitali di opere d'arte. Qui vediamo un esempio di un set presso le Gallerie degli Uffizi, che possono rappresentare l'opera d'arte reale
in un modo più corretto, sia dal punto di vista colorimetrico, sia dal punto di vista dei dettagli, evitando le distorsioni e quindi creando qualcosa che è effettivamente una memoria digitale molto affidabile di ciò che è la realtà dell'opera. Qui in questa slide vediamo un altro esempio su un dettaglio di una formella del Ghiberti, della Porta del Paradiso. Spesso queste sono opere anche molto grandi, in questo caso un'opera alta più di 5 metri, che ha dei dettagli così particolari. Qui vediamo questo dettaglio di 1,62 centimetri, non percepibili per un visitatore, neppure se va fisicamente davanti all'opera, perché molto in alto. Quindi la digitalizzazione serve a cogliere tutti questi dettagli e a rappresentarli, archiviarli nel modo più opportuno, e serve anche a conservare meglio gli originali, perché in questo modo, diciamo, non c'è bisogno di accedere sempre agli originali, ma spesso si può accedere, pensiamo, diciamo, a tutti gli studiosi, anche a distanza. Questa attività la realizziamo in tanti musei, gli Uffizi, l'Opera del Duomo di Firenze, ma anche a livello internazionale, e la stiamo realizzando, ad esempio, con la New York University, nella sede di Firenze, su un archivio fotografico molto ampio, e lì c'è un'attività fortissima di digitalizzazione, sia del fronte che del retro delle foto, dove spesso sono presenti delle informazioni assolutamente sostanziali per la comprensione della foto e di ciò che quella foto rappresenta all'interno di un contesto, e per la conservazione digitale. Questo tipo di contenuti può essere utilizzato in varie modalità. Ve ne presento due molto rapidamente. La prima è quella dell'exhibition. Non potevo non citare questo esempio, che è Uffizi Virtual Experience, portata a Milano nel 2016 da Virtu Italy, con il patrocinio del Ministero dei Beni Culturali, il Comune di Firenze e il Comune di Milano. Ve lo presento anche perché c'è stato in questi giorni un articolo di Valentina Raggi all'interno di El Decor, che si chiama Souvenir d'Italy, e questa è l'immagine di apertura. Quindi vi dà l'esempio anche di come la cultura italiana sia rappresentativa dell'Italia, diciamo, all'estero. Questa exhibition ha avuto molto successo di pubblico. Qui ci sono dei commenti che abbiamo fatto riempire i visitatori. Ve ne cito due perché sono importanti. Veramente bellissima, ho pianto dalla commozione. Quindi il digitale che riesce a trasmettere emozioni fortissime ai visitatori, tanto da commuoverli fino al pianto. Oppure, ho apprezzato così tanto questa exhibition che adesso andrò a Firenze a visitare gli Uffizi. Quindi un motore che diventa una exhibition digitale, che diventa motore per la visita fisica all'interno del museo, che, come diceva prima James, è un'esperienza assolutamente peculiare e assolutamente complementare, ovviamente, a questa. Anzi, è questa esperienza digitale che è quella complementare all'esperienza nel museo. Questa exhibition serve poi, come dicevi tu, Daniela, a portare l'arte lontana dall'Italia, anche a presentare dei capolavori fuori. L'abbiamo fatto a Lipsia nel 2018, alla Kunstkraftwerk, oppure in Cina al Red Cube a Shenzhen. All'interno di queste esperienze digitali noi portiamo due componenti: una componente più spettacolare, quella immersiva, e una componente più educational. Questa componente è quella che mettiamo a valore all'interno di una piattaforma che abbiamo chiamato Artcentrica. L'anno scorso, alla Milano Digital Week, esattamente un anno fa, eravamo dentro la Pinacoteca di Brera per fare il primo prototipo del Brera Cloud, che oggi fa parte di Artcentrica, e all'interno di Artcentrica portiamo l'arte italiana, oggi presente con oltre 1000 capolavori degli Uffizi e anche 100 opere della Pinacoteca di Brera, con l'idea di portarla verso le scuole, dentro le scuole, dentro le università, dentro i centri di ricerca globali, che possono apprendere meglio dell'arte italiana, comprenderla, studiarla, in un modo, diciamo, come vi faccio vedere brevissimamente con alcune schermate, per esempio confrontando due capolavori e mettendoli in giusta posizione istantaneamente, un'operazione che altrimenti è molto complicata da fare con questo livello di dettaglio. Qui vediamo un'opera del Mantegna conservata presso la Pinacoteca di Brera. Accedere a qualsiasi dettaglio dell'opera istantaneamente. Qui un altro particolare, forse non così conosciuto, della Primavera di Botticelli, e quindi questi dettagli, lo zefiro, il soffio, tutta una serie di informazioni che altrimenti non sono accessibili. All'interno di questa piattaforma è presente un'altra tecnologia che
una volta che si vanno a evidenziare alcuni dettagli, ad esempio un gioiello, mette in correlazione quei dettagli con tutto ciò che all'interno della collezione ha quel tipo di significato semantico. Questo con una tecnologia di ontologie. Qui vedete la cosa, la stessa attività sull'opera della Pinacoteca di Brera. Ci tengo, e vado a concludere rapidissimamente in 10 secondi, a dire che questo avviene grazie a una piattaforma digitale che ha ideato e messo a punto Centrica in tanti anni, quindi c'è dietro tanto lavoro di ideazione, progettazione software e sviluppo software, e quindi la tecnologia, che qui è sia di tipo media, sia di tipo umanistico, le ontologie e la rappresentazione della conoscenza, è una componente fortissima. E come diceva prima James, si tratta di creare una nuova esperienza con l'arte che sia complementare a quella realizzata nel museo, che rimane un'esperienza peculiare, che però dal nostro punto di vista dovrebbe essere percepito da un utente in un modo diverso, avendo un'esperienza prima e dopo attraverso il digitale, che vada a far considerare l'esperienza del museo come un premio, come una gratificazione suprema di ciò che si è imparato attraverso le piattaforme digitali. Bene, e a questo punto abbiamo chiesto a Filippo Vergani, che è project manager di ETT e si occupa di coordinamento dei progetti museali di ETT, e da 20 anni, diciamo, ha a che fare con l'innovazione delle tecnologie digitali per la valorizzazione dell'arte e della cultura, abbiamo chiesto di darci il suo punto di vista, che sarà senz'altro diverso da quelli che lo hanno preceduto, in quanto la sua società è specializzata nell'utilizzo di realtà aumentata e realtà virtuale. E quindi rispetto alla riproduzione ad altissima definizione, rispetto a quel corredo di informazioni che possono essere date per diciamo, affiancare un'opera in un museo, quello che la vostra società fa ha un aspetto, se vuoi, anche un po' di entertainment, ma in ogni caso è molto diverso rispetto alle espressioni che fino adesso sono state esaminate. Quindi ti avrei assegnato un po' il compito di illustrarci come la realtà virtuale e aumentata possono declinarsi nel settore dell'arte e dei beni culturali. Grazie mille Daniela, spero mi sentiate perfettamente con audio e tutti i processi informatici. Allora, innanzitutto ti ringrazio Daniela per l'invito e per la possibilità che ci è stata data di dare un contributo in questa discussione. Insomma, in realtà il nostro punto di vista, il nostro parere, inizio con questo colpo di scena, non è così differente da quanto è stato detto dal direttore e dall'intervento di Centrica, nel senso che ETT da 13 anni lavora a supporto dell'arte dei musei e quindi andando a sfruttare le potenzialità delle nuove tecnologie per favorire un processo di conoscenza e di visita all'interno del museo. Tu ci chiedevi appunto che cosa può fare la tecnologia per i musei, per l'arte e per le città. Noi diciamo che è più di 13 anni che cerchiamo veramente di comprendere quello che può essere l'utilizzo della tecnologia all'interno dei musei. Teniamo conto che 13 anni fa parlare di smartphone o di tablet non era diciamo un uso quotidiano. Nessun visitatore nel 2007 aveva uno smartphone che poteva utilizzare come un audioguida. Oggi invece i visitatori spesso hanno più di un dispositivo e quindi il nostro studio sta nell'andare a ricercare come utilizzare adeguatamente quel dispositivo per ampliare la propria esperienza di visita, posto che il principale protagonista, come diceva anche prima il direttore, della esperienza di visita museale deve essere l'opera. Deve essere l'opera e deve essere l'opera a 360 gradi. Negli ultimi anni, come dicevi e come mi chiedevi, ora faccio anche io l'operazione fatta precedentemente di condivisione dello schermo che dovreste vedere in questo momento. Negli ultimi anni, ecco, ci tenevo a parlarvi un poco tra le varie attività fatte del mondo della realtà virtuale, virtual reality, mixed reality and augmented reality.
raccontandovi quelle che sono, diciamo, tre nostri progetti fondamentalmente realizzati, che sono progetti in qualche modo che vedono protagoniste queste tecnologie parenti tra loro, ma comunque diverse tra loro, e che ci hanno insegnato un qualche cosa rispetto all'applicazione di questa tipologia di tecnologia all'interno degli istituti museali. Il primissimo caso, quello sulla sinistra, che è il progetto relativo al Teatro alla Scala e al museo annesso al Teatro alla Scala, ci ha consentito di realizzare un'esperienza di realtà virtuale, quindi alla fine del percorso museale, dell'affaccio dai palchi e del teatro e della visita nelle sale museali, la possibilità attraverso la realtà virtuale di andare a esplorare dei luoghi inaccessibili del teatro. Quindi il percorso che c'è ad esempio sopra il lampadario, i palchi storici e tutto il mondo che si muove dietro al sipario del Teatro alla Scala. Ecco, questa tipologia di esperienza è fattibile attraverso la tecnologia ed è difficilmente invece realizzabile in un altro contesto. E quindi andiamo ad aggiungere un contenuto di realtà virtuale di esperienza con, in questo caso vedete nell'immagine, un Virgilio d'Eccellenza che è la prima ballerina Nicoletta Manni del Teatro alla Scala. Nel secondo caso, quindi la seconda immagine che vedete, l'Arapacis, il Museo dell'Arapacis di Roma, ecco, anche in questo caso non abbiamo voluto sostituirci all'esperienza di visita, ma abbiamo voluto fornire in determinate fasce orarie una nuova chiave di lettura e quindi provare attraverso la mixed reality in alcuni momenti circostanziati della visita, quindi senza togliere nulla a quella che è la visita dell'opera in sé, andare a riportare il fregio marmoreo ai pigmenti originari che aveva l'opera archeologica, un'opera augustea e che quindi aveva, diciamo, in previsione inizialmente una serie di colorazioni e di pigmenti. Quindi esattamente come un visitatore utilizza un'audioguida, solo per qualche secondo e in taluni momenti, appunto, può vedere questo effetto magico fondamentalmente della colorazione del fregio. Il 2020 è stato definito, vengo all'ultima immagine, è stato definito non da ITT ma da Apple, da Google, come l'anno della realtà aumentata in qualche modo, quindi l'anno in cui la tecnologia dell'augmented reality riesce veramente ad avere un utilizzo in tutti i vari settori. Ecco, alle porte del 2020, alla fine del 2019, con il Polo Museale della Lombardia, abbiamo realizzato questo esperimento, che è un'app di visita per il Museo del Cenacolo Vinciano, che oltre a supplire a tutti quelli che sono, diciamo, fondamentalmente gli utilizzi che può avere un'audioguida, quindi la spiegazione, la preparazione all'ingresso in refettorio, per 8 secondi dei 15 minuti che una persona della cosiddetta visita sacrale, che una persona visita il cenacolo difficilmente, insomma, più di una volta nella vita, ecco, abbiamo deciso proprio a quattro mani con la direzione di trattare un tema che è il tema della prospettiva leonardesca, e quindi dalla Tempia di Cristo, questa prospettiva che si dipana e che va poi a generare tutto il dialogo artistico che c'è stato rispetto al tema, attraverso la realtà aumentata. Ecco, questi 8 secondi in realtà sono fruibili in loco, ma sono anche fruibili una volta che una persona esce dal museo e ha la possibilità di vedere un'immagine attraverso un PC o attraverso altri dispositivi dell'ultima cena. Ecco che quindi il racconto della prospettiva leonardesca viene in qualche modo a riaffiorare. Qual è la motivazione per cui l'abbiamo fatto? Abbiamo voluto chiamare, appunto, definire questo processo come step change strategico in qualche modo, cioè il nostro obiettivo è quello di creare consapevolezza, di provare a creare consapevolezza, di creare fondamentalmente questo passaggio, questo ponte tra ho visto l'ultima cena o sono stato al cenacolo a ho capito il cenacolo, e crediamo che la tecnologia in qualche modo possa fondamentalmente darci un supporto rispetto a questa tipologia di indirizzo. Il museo diventa, cito il caso del cenacolo, ma giusto perché ne parlavamo in questo momento, può diventare anche però un punto focale rispetto a una città che è cresciuta attorno, e quindi nasce attraverso una piattaforma multimediale, ad esempio, la scoperta degli itinerari leonardeschi, e l'esperienza di visita non termina una volta usciti dal refettorio, ma può proseguire andando attraverso lo stesso supporto a scoprire tutti quelli che sono i punti leonardeschi in qualche modo presenti in città. Mi chiedevi, Daniela,
quale può essere l'insegnamento che ne traiamo, diciamo, da questo momento di lockdown, fondamentalmente di chiusura. Lo vediamo dopo, Filippo, okay. Dopo facciamo un secondo giro di domande. Ok, allora lascio la parola. E, a questo punto la parola passa a Jelena Jovanovic, che è Senior Advisor for Content and Editorial Strategy di Magister Art, e che si occupa da molti anni dello sviluppo di nuovi piani editoriali e delle produzioni, e ha raggiunto da qualche tempo la società Magister Art e sostituisce assai degnamente Renato Saporito, che avrebbe dovuto essere qua oggi con noi, ma ha avuto un impedimento legato al fatto che la sua società ha avuto degli importanti sviluppi negli ultimi mesi, assistita dal nostro studio, e si sta concludendo una fase importante di trasformazione, ecco, del suo business. Veniamo a Jelena e al suo modo di declinare l'utilizzo delle tecnologie, che è assai diverso da tutti quelli che ci hanno preceduto. Innanzitutto buongiorno e grazie per questo invito, molto gradito e molto utile sempre potersi confrontare con i relatori di oggi. Dunque, cosa può fare la tecnologia per l'arte, i musei e la cultura nella città dal nostro punto di vista? Dunque, Magister Art è un'azienda nativa digitale che pone al centro una visione di arte come valore nell'innovazione sociale del futuro. E ci tengo a sottolineare questo concetto perché poi, diciamo, si ripeterà a più riprese in quello che andrò ad esporre oggi, ancorché molto brevemente. Perché? Perché ci definiamo una digital social innovator e crediamo che generare innovazione sociale con la cultura significa non solo, ampliare i pubblici, no? La audience development, ma anche mirare a una partecipazione sempre più attiva di varie fasce di utenza e di popolazione in quello che sono i processi di fruizione e produzione culturale. E quindi negli anni abbiamo capito quanto sia importante giocare la partita tutti insieme e in un'ottica, diciamo, collaborativa e partecipativa. Detto ciò, qual è il punto di vista di Magister nei confronti della tecnologia e come la usiamo? Cioè, soprattutto, che cosa per noi, in realtà questa parola tanto utilizzata, che è l'immersività. Noi creiamo nuovi percorsi per amplificare quello che è la cognizione dell'arte. Alla base di, diciamo, ogni nostra produzione c'è la necessità di restituire un tipo di conoscenza che sia soprattutto inclusiva. Quindi realizziamo delle vere e proprie ricostruzioni, chiamiamole ierotopiche, dei contesti storici, artistici e culturali, e che pongono al centro il visitatore e la sua percezione. Dunque vengono create delle esperienze totali che amplificano e sensibilizzano tutti gli strumenti percettivi di chi fruisce, e lo facciamo attraverso l'utilizzo non soltanto degli strumenti tecnologici più innovativi o più nuovi del momento, ma attraverso anche diversi media e attraverso la contaminazione creativa di diversi linguaggi che possono essere il visivo, il sonoro, scenografico, narrativo, coinvolgendo storici dell'arte, scrittori, musicisti, registi, attori, scenografi, architetti. Quindi questo cosa vuol dire? Vuol dire che la tecnologia non necessariamente deve essere la più nuova, ma decidiamo noi di scegliere di volta in volta una specifica tecnologia perché in quel momento la più appropriata e la più giusta per veicolare un specifico messaggio. Così come non è detto che ogni opera d'arte debba prestarsi necessariamente a un'interpretazione alternativa. Quindi a monte c'è una scelta rispetto alla tecnologia che può essere o meno usata. Quindi non è un fine, ma è un mezzo, quindi uno strumento molto versatile che può cambiare quindi da progetto a progetto, proprio con lo scopo di restituire una narrazione più autentica possibile intorno a un'opera d'arte, intorno a un messaggio culturale. Per questo anche i nostri format e il nostro approccio creativo sono sempre fluidi. Le esperienze così create, quindi torno a dire anch'io, ma perché assolutamente
diciamo, emblematico nel nostro caso, cioè non nascono per sostituirsi alla fruizione fisica di un'opera d'arte così come collocata nel proprio contesto originario, no? Come diceva il professor Bradburn, un'opera diciamo tra gli elementi di spazio e tempo, ma per veicolarne la comprensione, cercando di sensibilizzare tutti gli strumenti percettivi di chi fruisce. Dunque, lo schermo non è detto che serva. E, detto ciò, a cosa può servire tutto ciò? Un istante, vorrei un attimo passare alla condivisione. Dello schermo, ma lo farò successivamente. Questo, diciamo, si traduce su più piani, cioè qual è alla fine il risultato? Il risultato è nella scenografia, cioè nella ricostruzione ambientale che viene fatta ai fini di un'amplificazione della percezione e quindi si traduce in soluzioni di allestimento, anche in soluzioni allestitive scenotecniche che vengono declinate in diversi modi, in spazi immersivi, in aree tematiche, in isole di approfondimento, in installazioni, opere in dialogo con la tecnologia. E poi anche nel metodo di narrazione, cioè tutti i contenuti che realizziamo sono supportati dall'approfondimento di comitati scientifici di rilievo internazionale, quindi di massimi esperti nelle materie trattate, quindi con massimo rigore scientifico e accademico. E quindi in questo modo, diciamo, coadiuvati dagli strumenti di innovazione tecnologica, si vengono a creare quelle visioni veramente inedite dell'arte. Quindi riusciamo ad offrire una vista diversa, una vista che amplifica. Più che una realtà aumentata o virtuale, si restituisce una narrazione aumentata in questo senso. E, dunque, quello che vorrei dire inoltre è anche diciamo, il fatto che operiamo, diciamo, in un contesto di generazione di contenuti in una totale adesione valoriale con quello che è il settore dei beni culturali. E quindi secondo quelle che sono le parole chiave anche di un museo, di valorizzazione, di accessibilità, intesa diciamo come un accesso totale alla conoscenza e di sostenibilità. Quindi ci assumiamo il ruolo di partner delle istituzioni museali che già dal 2012 supportiamo non soltanto diciamo una traiettoria di digital literacy ma anche come business integrator, quindi con soluzioni operative e finanziarie personalizzate, diciamo pensate per ciascun museo, per ciascuna istituzione con la quale collaboriamo. E infatti esistono dei fattori specifici che ci distinguono in questo senso e che riguardano anche tutti quei processi che vengono svolti a 360 gradi in-house all'azienda e non in outsourcing. Prima di tutto il modello di business che adoperiamo è un B2B, anche un B2C, oppure spesso anche combinato. La totale padronanza di tutti i processi di produzione digitale e quindi di integrazione di contenuti, diciamo per quello che riguarda la struttura delle produzioni, quindi la curatela scientifica assolutamente fondamentale, il concept, la tecnologia, la produzione e anche tutto quello che riguarda gli aspetti di marketing. Un posizionamento appunto come partner sia di soggetti privati che di soggetti pubblici e appunto questa singolarità dell'approccio operativo e anche del modello editoriale e distributivo. E quindi quando parliamo della valorizzazione dei beni culturali, questo implica necessariamente un occhio di riguardo nei confronti delle opere d'arte da salvaguardare, ovvero della tutela. E ancora prima dell'emergenza Covid ci siamo posti la domanda, appunto ancora oggi fonte di dibattito, di questa assoluta necessità o meno di esporre un'opera d'arte originale fuori dal contesto espositivo originario, capendo sin da subito che la domanda era sbagliata. Una mostra digitale, diciamo, assolve prima di tutto alla funzione di ricostruire un contesto totale, secondo noi. E così come l'abbiamo fatto per le mostre di Magister Giotto, Canova e Raffaello, che vi mostrerò in seguito,
di veicolare proprio la comprensione, diciamo, del contesto di questi artisti e dell'epoca nella quale hanno vissuto e della committenza che hanno avuto, sensibilizzando tutti gli strumenti percettivi. Di fatto, diciamo, non deve, non può rappresentare un'esperienza sostitutiva di quello che è la visita, diciamo, analogica, sono due cose, diciamo, diverse. Al contempo, una mostra magister però può favorire l'esercizio della tutela per opere d'arte inamovibili oppure per quelle esposte a maggior rischio se movimentate, quindi offrire soluzioni anche per quanto riguarda il trasporto delle opere e i rischi connessi. Diciamo, quello che ci contraddistingue anche nel nostro modello operativo e che poi, diciamo, si declina in tutto quello che facciamo, un approccio bottom up e people first, cioè con le persone al centro, e così facendo è proprio la mostra che raggiunge il visitatore e non viceversa, e lo raggiunge a prescindere dall'estrazione sociale, dal livello di formazione culturale, provenienza geografica o appartenenza di qualsiasi tipo, così come prescinde dal livello di coinvolgimento, diciamo, o del senso di appartenenza o meno, diciamo, a una certa istituzione museale, a un certo territorio al quale inizialmente magari può essere più o meno legato. E penso fortemente che l'arte debba oggi più che mai avere un impatto sociale in questo senso e che a questa missione si arrivi, diciamo, anche attraverso la coniugazione con la tecnologia, avendo poi il potere di comunicare e condividere attraverso quelle storie che vengono create un mondo di valori universali, valori universali dell'uomo, quindi la possibilità, la necessità di elevare le coscienze e di nobilitare anche all'interno dei propri microambiti e veicolare quel cambiamento, no? Anche all'interno delle città, che può essere facilitata attraverso nuove soluzioni, anche quelle che oggi possono sembrare, diciamo, meno convenzionali. Ecco. Ecco, Elena, io ti ringrazio e magari poi più tardi vediamo se riusciamo a utilizzare le immagini che avevi preparato, ma parlando appunto di nuove soluzioni, adesso passerei la parola a Fabio Viola, che anche per ragioni anagrafiche ci presenterà le soluzioni più originali, ecco, che sono state fino adesso proposte con riferimento al museo. E Fabio in particolare è noto per avere coinvolto e appassionato oltre 5 milioni di giocatori nel mondo grazie alle sue opere interattive come Father and Son, che peraltro ho impiegato anch'io con mia figlia, e grazie a mia figlia sono riuscita a entrare nel museo perché prima non ero riuscita, oppure a Life and Music The Medici Game, altra application dedicata al Museo degli Uffizi. E immagino che Fabio ci possa raccontare in che modo si può coinvolgere il pubblico e forse anche le fasce più giovani del pubblico. Fabio fa parte di un collettivo che si chiama Tuo Museo, e che è per l'appunto è dedicato allo sviluppo di queste soluzioni. Innanzitutto grazie per l'invito, sono fortunato essendo l'ultimo del giro, quindi ho preso degli appunti e ne approfitto per toccare alcuni temi toccati dagli altri ospiti. Ovviamente noi sì, facciamo videogiochi prevalentemente. Per me i videogiochi non sono una tecnologia, ma sono semplicemente un linguaggio attraverso cui raccontiamo delle storie. I videogiochi sono interessanti perché oggi contribuiscono a creare nuovi immaginari culturali, cioè essi stessi sono un'espressione artistica e culturale della contemporaneità e ovviamente al tempo stesso possono essere anche utilizzati come strumento a supporto di obiettivi legati alle istituzioni. E quindi in questo senso, una piccola provocazione, la domanda giustamente è: cosa può fare la tecnologia per l'arte e per la cultura? Ma viceversa dovremmo anche domandarci cosa l'arte e la cultura possono fare, come possono contribuire alla tecnologia, nel senso che il rischio che io vedo è una visione sempre da attrattore, cioè la tecnologia al servizio unicamente di un miglioramento dell'esperienza, di una duplicazione dell'esperienza, di un alter ego dell'esperienza. Ma la domanda è come in realtà la tecnologia, in questo caso io parlo di videogiochi, possono diventare essi stessi degli attivatori culturali o essi stessi degli attrattori culturali, creando ovviamente delle
interposizioni tra, diciamo, il bene fisico e, vogliamo chiamarlo così, il bene digitale. Altre due osservazioni: ovviamente il fisico non può mai replicare il digitale però a sua volta non può mai replicare il fisico. Cioè la domanda è come ognuno di questi strumenti sia in realtà una cinghia di trasmissione di un messaggio e, se la vediamo così, ognuno ha delle sue particolarità e delle sue peculiarità. Io sono estremamente attratto dalla parte legata al pubblico. L'opera d'arte è fondamentale, ma un'opera d'arte non esiste senza un pubblico. Parlo del mio settore, dei videogiochi. Quando noi creiamo un'opera, in questo caso si estrinseca attraverso il linguaggio del videogioco, senza il pubblico quello che ho creato non ha un senso, perché è il pubblico che interagisce con, è il pubblico che dà il via all'azione, è il pubblico che prende costantemente delle decisioni. Tant'è che se io dovessi parlare di cos'è un videogioco, dovessi dare una definizione sintetica, direi è un luogo in cui costantemente il giocatore è invitato a prendere delle decisioni che influenzano la produzione. E quindi c'è uno spostamento anche di visione della tecnologia, da tecnologia come prodotto, ma qui a tecnologia come processo. L'outcome finale mi interessa relativamente. A me interessa il processo osmotico che creiamo tra la nostra visione autoriale e la visione autoriale del giocatore, che prende le decisioni, cambia il finale del gioco, altera la cornice che noi avevamo pensato, e in questo senso quindi c'è un passaggio dal ruolo passivo di spettatore a quello che mi piace definire spettatore e in alcuni casi addirittura spettautore. Cioè io, i migliori progetti a cui sono riuscito a lavorare, Father and Son, l'hai citato, superati 4 milioni di download, dell'Life in Music per Teatro Reggio di Parma e così via, sono quelli in cui io, che sono l'attivatore, non mi definisco né un artista né un creatore, io poi mi siedo sulla sedia e guardo come la produzione si evolve, cambia costantemente in base agli input cognitivi e culturali e fisici del mio giocatore. Io mi siedo e guardo lui che crea. Allora, quando questo accade, siamo riusciti, io penso, ad attuare quel passaggio che è da attrattore ad attivatore culturale. La differenza dal mio punto di vista è che l'attivatore passa nelle mani totali del giocatore, nel mio caso, ma potrebbe essere dello spettatore, che lo rielabora, è lui che lo continua ad alimentare senza che non ci sia più uno sforzo o un input top-down. L'ultima considerazione che ho imparato da questi anni, provenendo l'industria dei videogiochi, io vengo da Electronic Arts, quindi ho lavorato su FIFA, Sims, SimCity, prima poi di finire a lavorare, diciamo, con il comparto culturale per come si intende o come lo intendiamo, è stato un passaggio che io chiamo dallo storytelling allo story doing. Lo storytelling è ancora un modo di veicolare, anche attraverso la tecnologia e non solo, passivamente un messaggio da chi lo crea, un autore, a chi lo riceve. Story doing è dare la possibilità che il fruitore, se vogliamo ancora chiamarlo così, possa interagire in maniera pesante all'interno della struttura, anche narrativa, per cui ci livelliamo a lui, e in questo mi piace parlare di un'epoca, quella attuale, di una cultura di tanti per tanti, e questo dovrebbe essere il ruolo abilitante della tecnologia. Grazie Fabio. A questo punto, con preghiera naturalmente di contenere i prossimi interventi a qualche breve riflessione, avremo in realtà altre due domande da rivolgere agli speakers. La seconda domanda evidentemente attiene a quale sia l'insegnamento che possiamo trarre dall'esperienza del lockdown. Vi faccio una premessa. Questa manifestazione, la Milano Digital Week, era originariamente dedicata al tema della città aumentata. Avremmo dovuto parlare evidentemente dell'utilizzo di realtà aumentata anche in relazione ai beni culturali. L'occasione, diciamo, infelice della emergenza sanitaria ha fatto sì che, oltre, diciamo, a cambiare tutte le nostre vite e le sorti dell'umanità, sia cambiato anche il titolo di questa manifestazione, che oggi è dedicato alla città trasformata. E quindi la domanda che rivolgo a voi, a partire dal professor Bredbom, il quale ha aperto proprio in questi giorni, forse oggi, il museo, è che cosa cambierà dal punto di vista della visita, dell'esperienza museale, e comunque che cosa cambierà dal punto di vista della fruizione dei beni culturali questo shock, ecco, che abbiamo vissuto, e questa mutazione
insomma, dello scenario che probabilmente non potrà mai più essere quello di prima. Grazie, grazie. Innanzitutto io vorrei ringraziare Fabio per il suo intervento, perché questo mi ricorda, anche io ho lavorato con Electronic Arts, però prima della sua nascita, negli anni Ottanta, facendo infatti questa strategia di generazione, questa idea di story doing, mi sembra infatti la chiave, perché le caratteristiche di un museo e di una visita è che auto-iniziata, auto-guidata e auto-sostenuto, perché a un certo punto, come tutte le games, le migliori games che si chiamano The Robert Carr's Infinite Games, giochi infiniti, hanno la caratteristica di non avere una regola di chiusura, a dire che come un calcio che chiude dopo X minuti, 90 minuti. Sono infatti come i giochi che ci ricordiamo della nostra infanzia. Sono giochi che continuano finché le persone vogliono continuare. Quando tutti sono stanchi, ma il gioco crolla. E un museo così è una forma di... utilizziamo molto questo lavoro sulla game theory per sostenere l'esperienza di esplorazione e trasformazione. So, in risposta specifica alla domanda cosa cambia, io credo che vi ho già detto che io credo adesso possiamo puntare e focusare a creare un'esperienza online che riprende le caratteristiche open-ended di un gioco infinito, che caratteristica il museo. E il museo, tenendo conto che la sua capienza adesso è ridosso massivamente, se possiamo accogliere forse un quarto delle persone di prima, perché tutte le indicazioni sanitarie sono talmente drastiche che non possiamo assembrare nel museo. Quindi adesso il museo ritiene, rivince la sua caratteristica magica. È una forma di rimagicalizzazione. Perché adesso, invece di andare, fa noia a casa, io vado al museo. Non c'è più questo momento, perché per forza dobbiamo prenotare. Al momento che prenoto, io devo pensare, cosa io faccio? Ma forse io faccio una mascherina per la mia visita. Forse io convolgo le mie bambini, facciamo tutti una mascherina per la visita. Prendiamo la nostra matita del museo, perché non possiamo più distribuire matite. Dobbiamo portare da casa nostra. La visita divenga magica. Possiamo prepararsi online, possiamo immaginare percorsi diversi. Oggi io vorrei fare un percorso che segue le tracce di Leonardo, chi lo sa. Ma queste idee, che la struttura che è data spesso dalle indicazioni del gioco, di autocreazione, autogestione, insieme con la mia famiglia, i miei amici, le mie camerate di classe, questa esperienza del museo diventa magica. Riprende la sua dimensione di avere una potenza, un potere di trasformarmi. Io vado a ricordare io ho fatto una mascherina con un giraffa, io ho visto le Bellini, abbiamo giocato a trovare tutti gli animali. Tutta la visita è diversa che una visita a una blockbuster con troppe persone, con 6 secondi all'opera, in cui le persone sono disinteressate. Io credo che il momento è di riprendere questo momento in cui la visita si inserisce in un percorso che comincia prima dell'arrivo e continua dopo. Forse io ritrovo online le risorse che mi permettono di continuare il mio percorso, di fare un altro giro, ma all'agio mio, a dire che io credo che il momento per la città è molto importante, perché possiamo finalmente tornare al vero potere di una visita, ben preparato e ben seguito, e lasciare online un arricchimento della nostra esperienza. Tutto diventa un continuum. E questa è, io credo, un'esperienza ideale, sostenuta da tutte le tecnologie che possiamo utilizzare. E questo rilega il museo alla città. Perché anche a un certo punto, se io ho fatto l'esperienza museale online, io posso accedere anche in periferia, lontano. Io non devo andare fisicamente, a parte un momento magico della mia vita, io posso andare.
E questo io credo che è un passo avanti molto interessante. Dobbiamo adesso lavorare tutti insieme, tutta la comunità che io vedo qui su Zoom, all'idea di sedersi insieme e sviluppare le risorse per prepararsi per l'incontro finale con un Caravaggio, questo ragazzino, ragaccio che ha ucciso qualcuno e è fuggito da Roma. L'incontro con Caravaggio potremo preparare molto meglio adesso, se lavoriamo tutti insieme con tutte le risorse possibili. Ecco, parlando di incontro con Caravaggio, ho condiviso con voi qualche giorno fa un articolo che dava evidenza del fatto che i primi 4 giorni di lockdown, quando l'umanità è stata colta di sorpresa dalla clausura, molte domande, molte ricerche su Google sono state fatte per visitare, fare dei virtual tour dei più importanti musei del mondo. E dopo 4 giorni però queste ricerche hanno cessato popolare la rete, il che ci fa pensare che, evidentemente parlando dell'incontro con Caravaggio, la soluzione non possa essere trasferimento in una dimensione virtuale del museo, e tutte le persone che sono sedute a questo tavolo avranno probabilmente la loro visione di quale possa essere un futuro di convivenza con la pandemia o con altre, o con una diversa, diciamo, socializzazione. Marco? Sì, io allora mi collego un attimo a quello che diceva James, che ritengo assolutamente corretto. Penso che specialmente in Italia noi abbiamo un'opportunità in questo momento che deriva dalla minore pressione o quasi assente pressione del turismo. Io ricordo a tutti che fino a 3 mesi fa, 4 mesi fa, tutti si lamentavano dell'overtourism, del numero di turisti che era troppo alto. Oggi questa realtà è completamente mutata in modo molto brusco, però questa è un'opportunità per gli istituti culturali e per le città di ripensare come istituti culturali e città sono presenti e comunicano la loro presenza, come si relazionano gli uni agli altri. Vedevo prima un contributo da parte di di Francesca Baldri della New York University sulla chat, la relazione fra i grandi musei e i musei minori. Anche prima Fabio citava il tema degli attrattori, troppa attenzione solamente ai grandi attrattori. L'Italia è fortunatamente, per noi che ci viviamo, un museo diffuso. Questo valore è un valore che, se opportunamente comunicato, creerà una consapevolezza diversa nei turisti di domani e di domani all'altro, e questa consapevolezza diversa può portare dei vantaggi più duraturi alla esperienza di visita e anche all'Italia, per la percezione che dell'Italia avranno questi turisti. Quindi dovremo lavorare su creare un'infrastruttura digitale che metta più in evidenza, in relazione, e diciamo rievidenzi ciò che è la realtà, che per l'appunto l'Italia è un museo diffuso. Tutto questo dovrebbe emergere in modo più corretto con il digitale, e sicuramente l'esperienza che tu dicevi, le visite virtuali hanno avuto un picco di 4 giorni e poi sono andate giù, è perché molto probabilmente finora con il digitale si è cercato di fare, nel migliore dei casi, la brutta fotocopia di ciò che è reale. Non bisogna assolutamente andare in quella direzione. Noi possiamo insieme, e io ringrazio infinitamente James per la sua apertura, e non è una cosa secondaria. James è una persona eccellente, molto aperta, intelligente, con la quale si può creare davvero un'esperienza nuova che può essere da guida per non solamente gli altri musei in Italia, ma per il mondo. Da questo punto di vista, noi potremmo creare in Italia un laboratorio di rinascimento di ciò che il digitale può fare per il reale. Filippo, hai qualcosa da aggiungere? Ma quello che ha detto Marco lo condivido in pieno, nel senso che credo che questo periodo di lockdown abbia favorito, diciamo, un'accelerazione del processo digitale, cioè un processo che probabilmente si ipotizzava che musei o gli enti culturali dovessero avere in qualche anno
i musei stessi sono trovati costretti a viverlo in qualche settimana, spesso senza avere, penso ai musei più piccoli dei nostri paesi di centro Italia, che magari non hanno neanche una figura legata all'aspetto multimediale digitale. Quindi questo processo credo che sia sicuramente positivo. Credo di aver visto in questo periodo anche degli esempi lungimiranti rispetto all'utilizzo del virtuale, degli esperimenti che sicuramente mantengono una reason why anche quando si rientrerà alla normalità. Quindi sicuramente l'idea di visita virtuale non la vedrei, come diceva Marco, mi ripeto, mi scuserà se lo copio, però non è minimamente sostitutiva, ma perché non deve essere una copia della visita effettiva reale, ma credo che la multimedialità, in qualche modo legata al mondo museale, possa creare partecipazione, ecco, partecipazione alla vita quotidiana del museo. La visita fisica è una visita una tantum, o a volte in certi musei magari una sola volta nella vita. La partecipazione del museo alla mia vita personale può essere una cosa che ricorre quotidianamente, magari per un minuto al giorno, ma tutti i giorni, dandomi un contributo diverso. Ecco, credo che trovare, diciamo, il giusto balance tra questi due aspetti possa solo, diciamo, dare vita a questo rinascimento italiano di cui parlava prima Marco, che possa essere per noi molto, molto interessante. Ma la chiave è veramente di fare un'esperienza online che è in museo. Adesso tutti che ho visto, la maggioranza è orribile, non è in museo. Dobbiamo, questa è la nostra sfida, finalmente mettiamoci insieme e facciamo un'offerta online che è all'altezza dell'esperienza di Caravaggio in persona. Altri contributi dagli speakers? Ma, a me viene in mente, diciamo, il concetto di distanza, che è così emerso, che, diciamo, la distanza prima ancora di essere fisica è psicologica. Penso che siamo chiamati tutti a usare tutti i mezzi a disposizione per colmare questo gap, che prima di tutto è una mancanza di coinvolgimento, no? E di coesione nei confronti del patrimonio culturale. E quello che durante il lockdown è emerso, abbiamo notato che i musei si sono trovati, diciamo, a comunicare utilizzando appunto canali digitali, e però penso che questo concetto di comunicazione digitale sia stato interpretato in maniera abbastanza eterogenea, diciamo, da parte delle istituzioni culturali. Alcuni si sono affacciati su nuove finestre, hanno prodotto contenuti ex novo, hanno stimolato confronti, si sono aperti a temi nuovi. Altri però, diciamo, hanno quasi agito nella paura di essere dimenticati, no? Di sparire, senza tener conto dell'efficacia, diciamo, di un piano editoriale digital. Siamo stati sommersi da post, blog, contenuti di vario tipo, diciamo, anche per esigenze di pubblici diversi. Allora, quello che emerge in questo caso è senz'altro l'importanza di alcune figure professionali che spesso nel nostro settore vengono considerate figure di secondo piano. Mi riferisco a quelli che sono gli addetti alla comunicazione digitale, diciamo, da responsabili editoriali a social media manager, ruoli, diciamo, molto spesso inquadrati come figure junior, no? Spesso, diciamo, non in accezione negativa del termine, però senza riconoscere veramente la reale necessità di un ruolo. E alla base di un'efficace comunicazione e di un rapporto solido tra un museo e i propri cittadini, il proprio territorio, ci deve essere un riconoscimento dell'importanza di ruolo di chi si occupa della comunicazione e della creazione di contenuti digitali. Quindi dare un giusto valore, diciamo, che un museo può affidare alla comunicazione sia interna che esterna. E quello che ho trovato interessante in questo periodo, mi è piaciuto moltissimo un progetto editoriale recente del Victorian Albert Museum che si chiama Pandemic Objects, l'ho trovato anche molto divertente, riflette, diciamo, ancorché non si tratti di opere d'arte, ma riflette e dà una nuova vita a quello che sono gli oggetti della nostra vita oggi, delle nostre città, e le fa entrare dentro un contesto museale, ancorché virtuale, quindi riflettendo su un nuovo significato e un nuovo scopo assunto da alcuni oggetti durante il lockdown e sul loro ruolo poi pivotale all'interno di un nuovo contesto. Quindi
che ne so, barricate per strada, servizi di streaming, Google Street View, gli spreadsheet, le maniglie, i balconi, le farine, il lievito, eccetera. Insomma, questo l'ho trovato molto, molto divertente, ecco, per fare un esempio di un'operazione di successo di questo periodo. Fabio? Allora, lato mio solo un paio di osservazioni. Ovviamente il Covid altro non ha fatto che accelerare, non c'è un prima e un dopo, ma è semplicemente un'accelerazione di cose che stavano andando in positivo e di cose che stavano andando in negativo, volendola fare più larga, il passaggio forse definitivo da una struttura del mondo di stampo ancora industriale, quindi sostanzialmente oggi continuiamo a perpetrare a vari livelli quello che sono stati i dogmi del 700, del 800, del 900 a una società post-industriale, e credo che la lezione poi pratica attuativa potrebbe essere quella di un parallelismo tra le istituzioni culturali come luoghi, scusate il termine, di consumo culturale, dove il pubblico va a consumare cultura, ovviamente sono consumi immateriali, a luoghi di produzione culturale. Perché anche se i visitatori non ci sono, quindi il consumo non c'è, nulla vieta al museo, anche in situazioni di questo tipo, di continuare a essere un produttore di cultura, ma possiamo dire anche di nuovi immaginari, addirittura di nuove mitologie, che poi altro non fanno che rendere ancora più interessanti, ancora più classiche, ancora più eterne le mitologie che conservano. Quindi questa che apparentemente sembra una dicotomia, ancora oggi stiamo sempre a parlare tra conservazione e valorizzazione, credo che una nuova possibile congiunzione sia quella tra luoghi di consumo e luoghi di produzione. Su questo credo che ci sia ampissimo margine, significa ovviamente stravolgere spesso anche la mission, allora sì, anche il personale di chi ci lavora, perché non dobbiamo smettere di creare nuovi immaginari, perché nel mentre ci sono paesi molto meno dotati di noi, lato hardware culturale, che stanno invece continuando a creare nuovi immaginari, e questi concorrono poi a muovere anche turisti, a muovere economie e creare anche poi possibili nuove scale di sostenibilità. Oh, questo ci porta a delle riflessioni conclusive di questa sessione che sono volte a questo punto chiarire tra di noi che cosa un'istituzione culturale o l'amministrazione pubblica o il legislatore possono fare per facilitare questa digital transformation che è in corso. Il professor Bradburn, durante una delle nostre riunioni di preparazione, ha giustamente usato questa espressione, ha detto l'emergenza sanitaria, il lockdown è stato un grande acceleratore. Effettivamente siamo tutti d'accordo su questo aspetto che si declina in mille modi nella nostra attuale quotidianità. E quindi pensando a delle indicazioni da dare al legislatore, alle amministrazioni, a chi diciamo gestisce i beni culturali in Italia, oltre evidentemente alla mia personale raccomandazione, che è quella di avere delle policy, delle procedure per gestire al meglio lo sfruttamento delle opere dal punto di vista del diritto d'autore e evidentemente ricavarne anche dei benefici in termini economici, probabilmente ognuno di voi ha qualche indicazione e ha pensato in questi mesi, o forse anche nei mesi che hanno preceduto il lockdown, a come si possa evolvere lo sfruttamento dei beni, sfruttamento è una brutta parola, ma diciamo la gestione efficiente dei beni culturali nel nostro paese, che come noto concentra una elevata percentuale di beni culturali in assoluto. Marco, tu avevi delle idee, mi sembra. Sì, sì, io cioè, ho delle idee che partono però dal, secondo me, dal presupposto che è quello che diceva James, di realizzare qualcosa che effettivamente sia un passo in avanti rispetto a ciò che si è visto finora nelle, diciamo, nelle realizzazioni digitali. Se riusciamo a realizzare questo qualcosa con una compartecipazione effettiva fra le aziende, diciamo le aziende culturali e creative, tanto per dare una collocazione a queste aziende,
mettendo insieme ai musei, alla pubblica amministrazione, anche delle competenze, magari come quelle sulla proprietà intellettuale, sulla gestione dei diritti, e riusciamo da una parte a realizzare qualcosa che è un passo in avanti, che soddisfa il pubblico contemporaneo, dandogli qualcosa di molto migliore, più diciamo in linea con le cose che abbiamo detto in questa riunione, e contemporaneamente facciamo avanzare i modelli di business che sottostanno a questo qualcosa, e quindi troviamo un modo diverso per relazionarci fra aziende e pubblica amministrazione, quindi e facciamo effettivamente quella partnership pubblico-privato di cui si parla da tanti anni, ma poi in realtà non viene mai fatta. Se riuscissimo a fare questo, anche da questo punto di vista, penso che l'Italia nel suo complesso ne avrebbe un giovamento, perché vedremmo, diciamo, un'offerta migliore da parte del pubblico, quindi dei musei pubblici e anche ovviamente di quelli privati, vedremmo un incremento nella capacità occupazionale delle imprese, tipo le imprese che stanno partecipando a questa tavola rotonda, che potrebbero avere bisogno di personale sempre più qualificato. Quindi vado dietro a quello che diceva prima anche Elena sul fatto che spesso in alcuni ruoli vediamo delle figure junior, perché non ci sono né le volontà né le modalità per avere delle figure senior. Invece ci sarebbe bisogno di migliorare anche quell'aspetto, e questo potrebbe creare anche delle opportunità di lavoro per tanti giovani che spesso oggi, ben formati dalle università italiane, vanno a collocare la loro formazione fuori dall'Italia. Quindi, diciamo, spendiamo tanto per formare delle persone che poi mettiamo a disposizione di altri paesi. Quindi da questo punto di vista c'è bisogno di un avanzamento forte. Penso che questa sia l'occasione temporale per farlo. Professore? Ma io sono pienamente d'accordo. Io credo che è il momento veramente di innovare. Io vedo, c'è un'espressione in inglese che dice non dobbiamo sprecare una buona crisi. La crisi adesso, se mi ricordo in gennaio, abbiamo tutti sentito e seguito Greta, però America si comportava in una certa maniera. Le potere erano rispettose, però hanno veramente non ascoltato nulla. Adesso viviamo in un mondo in cui io non posso prendere un aereo. La mia frutta vengono d'Italia, non da Sudafrica. Siamo già fatto un passo che ha disfatto gli errori. Io credo che sono stati veramente errori negli anni 80 e 90, di un consumo conspicuo. Infatti, tutte queste metafore di business che hanno contaminato il mondo del futuro, cliente, consumo, ma adesso abbiamo un momento prezioso e sarà molto difficile per noi, perché dobbiamo lottare, ma fortemente, contro cosa è successo nel 2008, quando abbiamo anche visto finalmente che il sistema del capitalismo neoliberale, eccetera, era un po' messo in causa, però loro sono state furbissime, hanno utilizzato tutte le nostre tasse per ricostruire il sistema bancario. Bravi! Questa volta non dobbiamo lasciare una seconda volta. Dobbiamo dire no, non vogliamo tornare a 2010 o 2015. Vogliamo ricominciare, ripensare e riproporre un mondo in cui c'è tolleranza, apertura, c'è località, c'è autonomia. Questa frase che io ho sentito 2 o 3 volte, bottom up, ha una realtà anche politica. È una cosa, dobbiamo, non in maniera populista, però in una maniera vera, riprendere la nostra civiltà. E cominciamo con il nostro istituto, come Brera, che fa parte di Milano, fa parte del cuore della sua città. Cominciamo qui, cominciamo a Milano, cominciamo a ripensare il nostro legame l'uno con l'altro, come lavoriamo e con quale tecnica e quale maniera. E questo è un momento ma veramente eccezionale, e può svanire, può scompare in 2 o 3 mesi, perché il potere che vogliono reinstare, ricreare il mondo di gennaio 2019 sono tanti. E io credo, io spero che siamo noi in grado di almeno
utilizzare il nostro istituto, il nostro potenziale, la nostra forza per riproporre, almeno di aprire un dibattito, perché non siamo noi politici, io non ho nessuna ambizione, però possiamo almeno discutere, dibattere e insieme rifare un mondo post-Covid che infatti, come Fabio ha detto, è soltanto un'accelerazione. Abbiamo già avuto una crisi dell'ambiente, abbiamo già avuto tutti i segni. Adesso è accelerato tanto. Io spero che possiamo noi almeno partecipare a navigare in questo tempo e non lasciarci ancora una volta essere sommersi fra le grandi potere che vogliono infatti riimporre un sistema che funzionava per loro. Elena, hai una tua opinione al riguardo? Sì, assolutamente. In realtà il tempo non è molto. E quindi però ci tengo a dire che le declinazioni della digital transformation portano sempre a scelte etiche di responsabilità, di fronte alla quale noi ci chiediamo sempre cosa la tecnologia può fare all'uomo e non solo per l'uomo, no? E quindi, perché l'impatto è grande e ovviamente prescinde da quello che è il settore dei beni culturali, ma riguarda un mondo sempre più connesso, iperconnesso. Quindi noi lo sappiamo, nel senso che per noi è una necessità che nasce ancora prima dell'emergenza Covid, perché intrinseca al DNA dell'azienda che è una nativa digitale. Però appunto bisogna andare oltre alle terapie d'urto, diciamo, da applicare al momento in cui qualcosa di analogico, di fisico viene meno, quindi diciamo è una lezione, anche se è molto presto per tirare le somme in questo senso. Ora, per rispondere un po' alla domanda dei benefici anche dal punto di vista del pubblico, dei ricavi, che diventano tangibili anche a fronte di un lavoro congiunto, no, di strategia di comunicazione e di sostenibilità economica. Però prima ancora è necessario fare un passo indietro, cioè definire quali sono i postulati identitari, diciamo, di un'istituzione. Quindi penso all'affermazione, alla possibilità di affermazione delle istituzioni culturali, dei musei italiani come brand, e quindi anche all'apporto della digital transformation in questo senso nella loro promozione e nella divulgazione, così come allo stesso tempo dovrebbe essere considerato l'impatto della digital transformation anche nel concetto della cultura come vero e proprio country brand. Quindi, insomma, spesso i piani convenzionali fisici e geografici, così come temporali, sono ribaltati, ma bisogna, diciamo, avere occhi sempre aperti e sentire sempre il polso, diciamo, di quello che è il territorio e la vita che ci circonda. Quindi cercare sempre nuove opportunità di coesione sociale, anche nuovi paradigmi di networking, di nuovi modelli di business, appunto. Immagino che un museo cercherà di capire anche a livello organizzativo qual è l'empowerment professionale, diciamo, che porta a una sempre maggiore sostenibilità, perché poi queste sono le parole chiave, no? Che ci vengono sempre più proposte e che sono sempre più attuali, appunto la sostenibilità, l'accessibilità, big data, intelligenza artificiale, blockchain, fundraising digitale, turismo digitale, eccetera. Quindi, diciamo, potremmo continuare la nostra conversazione. Io spero di aver tempo un istante a far vedere brevemente quello che ho voluto far vedere all'inizio del mio intervento, se c'è tempo. Magari vediamo adesso, esauriamo il giro perché siamo giunti al termine del tempo che abbiamo a disposizione, ancorché devo dirvi che possiamo fermarci di più. Sì, altrimenti appunto inviterei a disposizione comunque magari del pubblico insieme a questa registrazione che sarà a disposizione in streaming. Sì, anche perché voglio dire, senza rubare ulteriore tempo, però è certamente un sito web come il nostro, che magister.art, può fornire tutte le informazioni e le immagini di supporto. Ci tenevo solo brevemente a
farle illustrare, visto che così gentilmente ci hai offerto l'opportunità. Va bene. Scusate, soltanto una notazione. Durante la mattinata di oggi si è tenuto un altro incontro dedicato a tutt'altro tema, e quindi al marketing digitale, alla privacy, all'emergenza sanitaria. Ne è emerso comunque la necessità di avere un contatto col pubblico che fino ad oggi non c'era, per cui si dice che la relazione, diciamo, tra il digitale e il fisico è stata mutata in modo definitivo, e d'ora in avanti qualunque tipo di negozio o realtà economica si rapporterà con il proprio pubblico in modo diverso, conoscendolo meglio, cercando di capirne le esigenze. E quindi chiedo ai nostri due più giovani speakers qual è il vostro punto di vista, che già di fatto con i prodotti che realizzate in qualche modo è in questa direzione, perché è interattivo. Chi parla? Vado io, prendo io la parola. No, assolutamente Daniela, quello che dicevi, cioè in realtà per noi di ETT, che appunto non è una novità quello di cui stiamo parlando, quindi è una novità il fatto che in così poco tempo appunto emergano questi temi, fondamentalmente, che solo qualche mese fa sembravano molto distanti da noi. Io credo che fondamentalmente non so dirti se cambierà radicalmente. Io credo che sarà necessaria una fase di assestamento e di ripensamento, diciamo, generale, non solo dell'esperienza di visita museale, ma di tutte le nostre esperienze di visita legate a un mondo corporate, legata a un negozio, legata a un centro commerciale, a un centro sportivo. Quindi ci sarà un cambiamento sicuramente radicale. Io quello che credo è, rispetto anche al tema fondamentalmente poi dell'ente culturale, in che cosa può cambiare. Io credo che la chiave sia raggiungere il mio visitatore, raggiungerlo, anche se è distante 4.000 chilometri da me, raggiungere il mio visitatore, ma soprattutto renderlo parte integrante di un cambiamento, che è il mio cambiamento, il cambiamento dell'ente, il cambiamento che non è solo il cambiamento fisico, è anche il cambiamento a livello comunicativo, di personale, insomma, tutte quelle che possono essere delle attitudini che in qualche modo possono rendere molto più collaborativo quella che è la presenza di un'istituzione. Spero di averti risposto, Daniela. Assolutamente sì. Io chiudo con due flash. Paradossalmente credo che il XXI secolo sarà un ritorno all'uomo magico, quindi più che altro esperienze di sinestesia, perché fino ad oggi abbiamo avuto, almeno negli ultimi secoli, un predominio dell'occhio e poi anche dell'udito. Questo per me ora può andare via e ci sarà un ritorno. Non l'ho detto io, ma lo immaginava già McLuhan, per cui mi accodo a qualcosa che è già stato detto, sicuramente ha un ritorno dell'uomo magico con tutta l'esperienza di sinestesia, e la tecnologia in questo può aiutare solo a fare qualcosa che possiamo chiamare sinesintetico, cioè un aumento però di quei sensi, quindi un ritorno a quella parte. Secondo flash è semplicemente che i musei possono finalmente, hanno l'occasione di diventare un luogo in cui convergono creativi, makers, persone quindi che anche immaginano e disegnano il futuro, quindi quello potrebbe essere un ruolo del museo, un museo che non solo si limita a scimmiottare tecnologie già viste 10 anni prima in altri ambiti commerciali, ma è il luogo in cui si immaginano, in cui si esegue il futuro e lo si progetta. Credo che questa sia la sfida, e quindi ovviamente il comparto pubblico con quello privato dovranno per forza di cose lavorare insieme. Bene, il tempo a nostra disposizione in teoria si è esaurito, ma non abbiamo una sala da cui degli uscieri ci scacceranno, per cui possiamo anche trattenerci qualche minuto in più, fa parte dei vantaggi di Zoom. E quindi chiedo a Elena di concentrare in un minuto o due, a beneficio di tutto il pubblico, l'esperienza di una mostra immersiva, perché credo che sia un'esperienza davvero interessante e unica nel modo in cui voi la offrite. Microfono. Grazie per l'opportunità, appunto. Quindi cosa facciamo e come lo facciamo?
Dunque, il nostro DNA, il DNA Magister, che appunto coniuga il rigore scientifico alla sperimentazione tecnologica, creando narrazioni intorno alle opere d'arte e le valorizza. Dunque, creando anche esperienze scenografiche molto d'impatto molto forte, quindi avendo spazi immersivi, isole di approfondimento, percorsi in aree tematiche e dialoghi tra opere e tecnologia. Dunque, ci tenevo a visivamente far illustrare quello di cui parlavo, perché lo staging è importante per noi, anche tutto l'apparato, scenografico, perché per la percezione di chi fruisce, farlo partecipare al pensiero globale dell'interpretazione di un'opera d'arte. Quindi cerchiamo sempre di ricostruire quello che è il substrato storico ed artistico di un'epoca, così come dalla vita di un artista, delle sue opere e della committenza. E in questo caso qui vediamo l'opera della mostra Magister Giotto, che è stata fatta a Venezia, alla Scuola Grande della Misericordia nel 17, dove proprio c'è questa immersione nel mondo, nella vita fiorentina di Giotto. Oppure quello che è stata la mostra di Magister Canova alla Scuola Grande della Misericordia, sempre a Venezia nel 2018, ma è un artista al quale l'anno scorso abbiamo dedicato diverse declinazioni, quindi non solo a Venezia ma anche a Roma, la mostra Canova Eterna Bellezza e Palazzo Braschi, al Palazzo Braschi, al MAN di Napoli con Canova l'Antico. E quindi qui proprio intorno alla scultura, a un'opera d'arte, un artista contemporaneo che è Fabrizio Plessi, cioè che ha riprodotto la testa dell'artista nella quale era possibile entrare per fare un viaggio nella mente, di Canova, nel suo pensiero liquido e nella fase embrionale di quel seme di bellezza e grazia per la quale l'artista si contraddistingue, per poi salire al piano di sopra il corpo di Canova, che è appunto un blocco di marmo gigantesco di 25 metri per 12, dove all'interno la mostra si sviluppa, cioè la narrazione è focalizzata su quello che è il processo creativo, sullo studio, disegno anatomico e così tanto approfondito dall'artista, fino ad arrivare all'amore psiche. Qui vediamo il concetto della scultura, che è poi non può essere digitalizzata da una scansione, cioè non è un dipinto e non è un'opera fissa. Qui siamo alla Gnam di Roma, davanti all'opera di Ercole Lica, un braccio di 9 metri, una telecamera di Jimmy Jeep, grazie alla quale abbiamo potuto rendere una vista nuova, cioè quello che il visitatore non può vedere, cioè l'espressione di Ercole partendo dall'alto verso il basso, non fluendo solo intorno all'opera d'arte, quindi creando un'esperienza aumentata e restituendo qualcosa di nuovo, toccando una corda nuova della conoscenza. E quindi anche per quanto riguarda la Paolina Borghese abbiamo ricostruito, amplificato l'esperienza semplicemente con una fotografia stereoscopica dentro un visore, ovvero l'oggetto era un cuscino dorato con dei fori e affacciandosi si vedevano delle parti di Paolina nascosta e mentre si ascoltava la storia della sua vita e quello della sua gabbia dorata, ideata da suo marito. Oltre a questo, brevemente vorrei anche far vedere come uno scalpello è stato messo nelle mani di un robot. Questo è il progetto che è stato fatto per la mostra Canova a Palazzo Braschi. Qui c'è un blocco di marmo di Carrara di 10 tonnellate che è stato modellato da un lavoro di un robot antropomorfo per circa 270 ore, che ha scolpito ogni dettaglio per restituire l'esatta replica della passione con cui poi Canova cesellò ogni parte di questo capolavoro. Ovviamente il metodo si ripercorre anche in quello che sono le nostre altre mostre e produzioni, come Raffaello Magister, che sarà in tour quest'anno a commemorare il cinquecentenario del grande artista. Grazie per questa occasione. Io ringrazio Elena per averci fatto conoscere brevemente il magico mondo delle mostre immersive. E ringrazio tutti gli relatori, anche quelli che adesso hanno dovuto abbandonare la sessione perché sicuramente ne avevano un'altra nel frattempo programmata,
per questo interessante dibattito che devo dire io l'ho organizzato, ma è inutile dirvi che prima di venire in contatto con i miei meravigliosi speakers non avevo assolutamente idea di tutte le soluzioni che sono a disposizione e dei vantaggi nonché delle linee che possono tracciare il futuro della cultura in Italia, per cui sono davvero contenta di aver avuto questa opportunità e ringrazio a nome della Milano Digital Week e dello studio Ubi Nunziante a tutti voi e il pubblico che assai numeroso è stato con noi fino adesso. Grazie Daniela. Grazie Daniela. È un piacere. Grazie mille a tutti e grazie dell'invito. Ciao Filippo.